Buonasera a tutti e benvenuti a questa conferenza VIS di fisica delle particelle oggi. Io sono Marco Valdés, sono coordinatore del progetto VIS e ringrazio il professor Gunther Di Sertori per essere qui stasera, per essere venuto da Zurigo a parlarci della sua ricerca e di una scoperta che gli ha cambiato la vita e appunto della sua esperienza di ricerca. Il progetto VIS ha varie attività, sono 5 o 6 principalmente. Una sono appunto le conferenze pubbliche, in cui si cerca di far capire proprio al pubblico in che cosa consista l'attività di ricerca e quali siano anche le esperienze personali associate ad essa. E poi ci sono altre attività che potete vedere sul nostro sito web vis.sns.it, tra cui le visite al Cave 3D e tramite Oculus Rift, quindi puntiamo molto su queste tecnologie di visualizzazione virtuale per vedere i dati scientifici in modo immersivo e innovativo. E c'è un'altra attività che vi segnalo oggi, che si chiama Percorsi nella Storia, che viene iniziato proprio, che inizia da quest'anno. E viene realizzato in collaborazione con la biblioteca e con l'archivio e si tratta di veri e propri percorsi, la durata di un'ora e mezza, attraverso le sedi della scuola normale su un tema specifico. Verranno guidate da ricercatori della scuola normale e la prima sarà il 3 febbraio, mercoledì, alle ore 10 o 17 e sarà sul tema della Prima Guerra Mondiale, quindi se foste interessati potete visitare il sito web e prenotarvi. E lascio adesso la parola al professor Gigi Rolandi per introdurre il nostro speaker di oggi. Grazie Marcos, buonasera. Gunther Di Sertori è nato a Merano, vissuto in Alto Adige e in Austria per parte della sua giovinezza, ha studiato all'Università di Innsbruck. Io ho conosciuto Gunther quando è arrivato nell'esperimento Aleph al CERN come dottorando e ha avuto un ruolo importante nell'esperimento portando a termine studi molto nuovi di cromodinamica quantistica e che poi ha continuato per buona parte della sua carriera. Oggi Gunther è uno dei maggiori esperti di cromodinamica quantistica con un approccio sperimentale importante. E poi è stato al CERN come fellow, come staff e dopodiché si è trasferito a Zurigo, al Politecnico di Zurigo, dove ha continuato come professore al Politecnico di Zurigo la sua attività al CERN. E al CERN ha fatto la gran parte degli esperimenti nella sua carriera scientifica, c'è stata una piccola interruzione negli Stati Uniti per un breve periodo, però il grosso sicuramente è stato fatto al CERN. E oggi lui dirige il gruppo dell'ETH coinvolto nell'esperimento CMS, che è uno dei grossi esperimenti che lavorano sull'anello di accumulazione LHC del CERN. Quindi. Buonasera a tutti, anche da parte mia, grazie mille per l'introduzione, per l'invito, è un onore grandissimo di parlare in questo posto qua, così importante, così famoso, e proverò infatti a raccontare un po' della mia attività di ricerca. Comunque prima di cominciare mi scuso per due cose. Prima cosa, so che il mio italiano non è all'altezza di questo posto qua, non essendo di madrelingua italiana, ma proverò a dare il mio meglio. Seconda cosa, causa raffreddore, la mia voce è un po' così, speriamo che regga fino alla fine del seminario, altrimenti dovrò cominciare a parlare con le mani. Speriamo bene. Allora, il tema generale di tutte questa serie di conferenze è la scoperta che mi ha cambiato la vita. Infatti parlerò di una scoperta e poi anche di una possibile scoperta o no, vedremo. Ma pensavo di raccontare anche di un'altra cosa. Vorrei provare a raccontare un po' cosa la ricerca che ho fatto mi ha insegnato della natura o come vedo la natura grazie alla ricerca che faccio. Infatti questa ricerca mi ha cambiato un po', non la vita,
ma come vedo il mondo fisico, e darò qualche esempio. Comunque vorrei cominciare con una considerazione molto generale. Vediamo se questa cosa sì, funziona. Possiamo cambiare il view, forse è meglio, esatto, così è meglio. Una considerazione generale all'inizio. Una cosa che mi affascina sempre quando ci penso è la cosa seguente. La scienza moderna, parlo della fisica, chimica, astrofisica, cosmologia, eccetera, studia e spiega fenomeni che occorrono su delle scale di distanza completamente diverse, grandissime, piccolissime. Su scale di distanza che descriviamo con numeri che difficilmente ce li possiamo immaginare. Nella nostra vita quotidiana abbiamo a che fare con distanze di un metro, centimetro, chilometro. Sono distanze che possiamo vedere con i nostri occhi e li possiamo immaginare. Quando stiamo parlando di effetti, non so, di galassie, della grandezza del nostro universo, possiamo scrivere i numeri, ma penso che nessuno di noi può veramente immaginare un numero di 10 alla 22, 24. Comunque la scienza ce la fa a studiare queste cose usando dei metodi particolari. Per studiare l'astrofisica e la cosmologia usiamo i telescopi sulla Terra, nello spazio. E similmente, quando vogliamo studiare gli oggetti più piccoli della natura, a un certo punto non ci basta più l'occhio, non ci basta più il microscopio che conosciamo forse dalla scuola, dal laboratorio, ma abbiamo bisogno di utensili ancora più potenti. E come proverò a spiegare oggi, gli acceleratori che usiamo noi, come al CERN, non sono nient'altro che dei super microscopi. E proverò a spiegare perché è un microscopio e come facciamo a vedere qualcosa che è estremamente piccolo. Infatti, durante praticamente gli ultimi 100 anni, abbiamo capito sempre meglio qual è la struttura della materia. E si sa dalla scuola che la materia è fatta da molecole, le molecole sono fatte di atomi, e circa 100 anni fa Rutherford ha capito qual è la struttura dell'atomo, come disegnato qua, che tutti sapete, c'è un nucleo e ci sono gli elettroni intorno al nucleo. E vorrei prendere questa immagine dell'atomo per dare un primo esempio di una visione del mondo come ce l'ho e qualche volta è interessante pensarci. Qual è la grandezza dell'atomo? Se prendiamo, non so, anche un idrogeno, la grandezza è circa un decimo di un miliardesimo di un metro. Allora prendete un millimetro, lo dividete un milione di volte, poi lo dividete altre 10 volte e ci siamo. Diciamo, è piccolo. Ma per noi fisici particelle un atomo è un oggetto gigantesco. Questo è la grandezza. Ma perché è grandissimo per noi? Perché guardiamo il nucleo. Il nucleo è ancora 100.000 volte più piccolo. 100.000 volte più piccolo. E questo ci fa capire due cose. Prima cosa, tutti questi disegni degli atomi che vediamo sempre, dappertutto, nei libri, sono tutti sbagliati. Almeno dal punto di vista di scala. Perché se dobbiamo disegnare il nucleo a scala, non lo vedremo, cioè saremo un punto difficilmente visibile perché è 100.000 volte più piccolo. Questo è solo un aspetto pratico. Secondo aspetto più interessante è se calcoliamo il volume di un atomo, lo confrontiamo al volume del nucleo e poi pensiamo che oltre agli elettroni che girano intorno e il nucleo non c'è nulla là, spazio vuoto, vediamo che più del 99,9999% dell'atomo è spazio vuoto, non c'è nient'altro. Allora noi siamo fatti di molecole, di atomi, vuol dire noi è tutto qua, gran parte è spazio vuoto. E questa è una delle visioni che spesso andando in giro, che in fondo dobbiamo vedere tutto, è spazio vuoto e ci sono questi punti in giro. Allora una domanda che spero che qualcuno di voi farà è che, ma cosa sta raccontando questo? Perché è impossibile che siamo tutti vuoti, perché se sono vuoto non cado direttamente attraverso il pavimento e mi muovo direttamente verso il centro della Terra. Se è tutto vuoto, perché non posso attraversare con la mia mano questa cosa qua? Perché non posso vedere attraverso il muro? C'è spazio.
E la cosa rilevante qua è di far capire che la ragione, la vera ragione per tutti questi effetti, la ragione per la quale vediamo il mondo com'è, che il mondo funziona com'è, sono le interazioni. Non basta, questo ci dice, che non basta solo sapere o capire quali sono i componenti, le particelle più piccole della materia, ma è importante, forse più importante ancora, capire quali sono le interazioni, le forze tra le particelle, perché alla fine sono le forze, per esempio, tra gli atomi della mia mano, gli atomi di questo oggetto qua, che sono così forti a un certo punto che non mi permettono di attraversare la cosa. Sono le interazioni tra la luce e gli atomi della parete là, che non permettono alla luce di penetrarla. Di spazio ce n'è abbondanza. Ok? Allora questa è una prima osservazione, per quello anche parlerò molto stasera delle interazioni, forse parlerò più delle interazioni che delle particelle. Poi, dopo aver capito com'è la struttura dell'atomo, si è guardato dentro il nucleo, si è capito che dentro il nucleo ci sono altre particelle, i protoni e i neutroni, e negli anni 60 si è capito che pure i protoni e i neutroni non sono fondamentali, anzi sono degli oggetti complicatissimi e fatti alla fine da tre cosiddetti quarks. E questi quarks e gli elettroni oggi sono le particelle più piccole che conosciamo. Infatti sono così piccole che non vediamo sottostrutture. Li possiamo descrivere come un punto perché non vediamo altra struttura. Non vuol dire che necessariamente che saranno un punto, vuol dire solo che non ci basta o non possiamo vedere sottostruttura. Forse ci sarà, forse in futuro la vedremo, non si sa. E guardando sto protone, vorrei fare un'altra osservazione che io trovo molto interessante. Un'esperienza quotidiana. Avete una busta di spesa piena di mele. Qual è il peso di questa cosa? Beh, sarà la somma dei pesi di tutte le mele, più la busta, ma la busta la ignoriamo. E allora forse possiamo applicare la stessa cosa a noi. Se noi siamo alla fine fatto di atomi, nuclei, di quark, alla fine, vuol dire che il nostro peso dovrebbe essere, alla fine, semplicemente la somma dei pesi di tutti i quark. Ne siamo fatti di tanti quark, ma alla fine è solo la somma. E invece cosa viene fuori? È una cosa strana. Se facciamo lo studio, viene fuori che troviamo solo il 10 o il 20% del nostro peso è la somma dei pesi dei quark. Allora, da dove viene il resto? Da dove vengono il 80% del nostro peso? E la risposta è che questo 80% viene dall'energia dentro il campo di forza che tiene insieme questi quark. Tra i quark c'è una forza molto forte e posso identificarlo con un campo di energia, ed Einstein ci ha detto che energia equivale a massa, e questo dà il resto della massa e del peso. E questo vuol dire che ogni volta, ogni mattina, non so, quando salite sulla bilancia e leggete un numero, non so, 70 kg, state pesando quasi in gran parte il peso di pura energia. E che per me è un bellissimo pensiero ogni volta che lo faccio. E anche spesso dico, se incontrate qualcuno che fa molto sull'esoterico e vi dice, ah, tutto è vuoto e c'è solo energia, eccetera, potete dire, beh sì, insomma, so, non c'è nulla di particolare. Insomma, questi due primi esempi che, diciamo, a me mi danno una certa visione del mondo. Per capire questa struttura della materia come è disegnata qua, ci è voluto 100 anni, ci è voluto tanta infrastruttura sperimentale. Infatti a un certo punto siamo arrivati a un punto che l'infrastruttura sperimentale è diventata così complicata che non può essere più costruita, non so, da un unico professore col suo gruppo all'università, giù in cantina, sul tavolo dell'esperimento e basta. Siamo arrivati a un punto dove l'infrastruttura è così grande, complicata, costosa, eccetera, che lo dobbiamo fare insieme, tanti insieme. E questo mi porta al CERN
e alla missione del CERN. Il CERN è il laboratorio europeo, ma in fondo adesso è il laboratorio mondiale della fisica delle particelle. Il CERN in fondo offre l'infrastruttura a tutti i fisici particelle del mondo. L'infrastruttura sono gli acceleratori, la gente viene là, può fare gli esperimenti là. Allora è chiaro che la missione del CERN, da un punto di vista, è ovviamente estendere le frontiere della nostra conoscenza. Questo è abbastanza ovvio, ma ci sono altri aspetti interessanti. Spesso viene fuori che per fare gli esperimenti che noi vogliamo fare ci servono spesso cose, tecnologie che ancora non esistono, non possono andare a comprarmelo. Allora cosa fanno i fisici? Se li inventano da sé, da loro. Vuol dire che spesso c'è sviluppo di nuova tecnologia puramente perché ci serve per fare gli esperimenti, non perché abbiamo idea dell'applicazione già. Ma poi vediamo che certe tecnologie trovano più o meno velocemente applicazioni nella nostra vita quotidiana. L'esempio più famoso è l'invenzione del World Wide Web. Poi ci sono tanti altri esempi nella medicina. Comunque di queste cose oggi non ne parlerò. Poi. C'è un terzo aspetto che secondo me è molto importante, spesso non abbastanza sottolineato, un po' trascurato, è il fatto che una missione del CERN è anche l'educazione dei giovani scienziati, ingegneri di domani. E non solo di quelli che lavoreranno al CERN, ma c'è tanta gente, giovani, che poi vanno via dal CERN, vanno nell'industria, eccetera, e danno dei contributi importantissimi alla società. E questo, secondo me, non dobbiamo mai dimenticare a sottolineare. E finalmente, facendo tutto ciò, viene fuori che il CERN fa incontrare e fa collaborare gente da tutto il mondo. Ma adesso purtroppo non si vede, forse ci sono problemi con la proiezione, sì, grazie. E fa incontrare persone da tutto il mondo. E qua si può veramente dire a tutto il mondo. E qua lavorano persone insieme che altrimenti forse non si incontrerebbero mai. Qua stanno lavorando, collaborando, non so, indiani con pakistani, americani con iraniani, pisani con livornesi, insomma cose mai viste. E qua funziona. E perché funziona? Funziona perché abbiamo in fondo, abbiamo tutti la stessa meta che è di capire meglio come funziona la natura. E avendo una unica meta, ovviamente è più facile far collaborare tanti insieme. Nella vita quotidiana è praticamente impossibile definire la stessa meta per tutti, per quello nella società in generale è un po' più complicato. Comunque questo fatto di poter lavorare con gente da tutto il mondo è uno dei fatti più belli, infatti, del lavoro al CERN. Allora forse vi chiederete come uno dell'Alto Adige di Merano ce l'ha fatto arrivare al CERN, vista il fatto che tra Merano e Ginevra ci sono parecchie montagne, e ve lo spiego come ci sono arrivato. Beh, prima di tutto sono andato a Innsbruck per provare a circondarli, le montagne, ho studiato là come Gigi Rolandi ha detto, e poi al terzo anno di studio, per fortuna ho avuto il coraggio di chiedere a uno dei professori se mi poteva aiutare ad applicare e poi semmai a prendere una certa borsa da cosiddetto summer student. Il CERN ogni anno, da tantissimo tempo, sceglie, al mio tempo erano circa una centinaia di studenti universitari, al terzo anno, quarto anno, per passare 2 mesi al CERN, per lavorare un po' in un gruppo di ricerca, per seguire lezioni, eccetera. E ho avuto la fortuna di essere scelto nel 92, tantissimi anni fa, e questo poi è stato il primo momento che sono arrivato a Ginevra. Ho passato quei 2 mesi che sono stati decisivi, perché dopo questo periodo io veramente ho deciso, voglio stare in questa continuare in questa direzione. Sono anche stati decisivi perché c'è un certo numero di persone che ho conosciuto a quel tempo che sono rimasti amici fino ad oggi, forse tra gli amici anche più stretti che ho. Anche questo è un aspetto molto, molto bello. Poi nel 94 sono ritornato a Ginevra, ho avuto di nuovo la fortuna di prendere una borsa di studio austriaca, in questo caso, per poter passare il tempo del mio dottorato interamente al CERN. E questo fa differenza. Fa differenza se come giovane dottorando tu sei al CERN, puoi incontrare in corridoio i grandi eroi che, non so, all'università li vedevi solo sui libri, vedevi come il nome sugli articoli e là di colpo li puoi parlare, diciamo, sei intimidito incontrando un premio Nobel, ma li puoi parlare e puoi interagire, eccetera. Anche quello è un fatto che veramente fa differenza. Poi, come Gigi ha detto,
sono rimasto al CERN per un po' di tempo come ricercatore del CERN e poi nel 2001 è arrivata la chiamata a Zurigo, comunque sono rimasto in Svizzera, fuori dall'Europa ancora, e fino ad oggi. E dal settembre 2001 in poi, prima sono stato professor, assistant professor e poi full professor, e da quell'anno in poi ho avuto praticamente tre uffici. Un ufficio a Zurigo, ovviamente, un ufficio a Ginevra, al CERN, e il terzo ufficio si trovava sull'Intercity, o si trova sull'Intercity tra Ginevra e Zurigo. Non so quanti chilometri ne avrò fatti in questi 15 anni su questo Intercity, ormai mi sa più o meno hanno assegnato il posto fisso per me su questo Intercity. Allora, finita l'introduzione, vorrei parlare un po' di fisica, spero di non troppo, ma un po' di fisica dobbiamo fare. Allora, avrete già sentito di questo famoso modello standard, che è il modello teorico che è stato sviluppato durante gli ultimi 30-40 anni, che descrive il mondo delle particelle elementari e che corrisponde alle osservazioni che facciamo. E gli ingredienti più importanti, senza andare troppo in dettagli, sono i seguenti. Sappiamo che esiste un certo numero di particelle fondamentali, quelli senza sottostruttura, che non vediamo sottostruttura, e sono i cosiddetti leptoni e i quarks. Dei quarks e dell'elettrone ho già parlato. C'è un aspetto sul quale non abbiamo la più pallida idea, non sappiamo perché queste particelle fondamentali ci arrivano in tre coppie. Se sono tre coppie non sappiamo perché. Guardiamo la prima coppia, quella in rosso. Ci sono questi quarks up e down. E allora, se prendo due quarks up e un quark down, posso fare un protone. Se prendo due quarks down e un up, ho un elettrone. Allora vedete che è un sistema molto semplice, diciamo un sistema da Lego, cioè metto insieme i pezzi e posso costruire pezzi più grandi. Allora, se voi mi date abbastanza quarks up and down, io posso cominciare a fare protoni e neutroni. Avendo protoni e protoni, posso cominciare a fare i nuclei, idrogeno, elio, eccetera. Così, dandomi abbastanza quark up and down, io vi posso fare tutti i nuclei di tutti gli elementi. E ho fatto quasi la chimica. Per fare la chimica devo aggiungere ancora gli elettroni della prima famiglia intorno ai nuclei e a tutti gli atomi. È abbastanza semplice il sistema. C'è un'altra particella, il cosiddetto neutrino, quello in alto, in rosso, che mi serve anche per capire certi effetti della vita quotidiana, soprattutto il decadimento radioattivo. Nel decadimento radioattivo, in certi decadimenti radioattivi, appare quella particella là. Ed è anche una particella importantissima per il funzionamento del Sole. Anche il Sole non funzionerebbe così se non ci fosse questa particella là. Insomma, questo primo gruppo di particelle in fondo mi basterebbe per spiegare la materia qua intorno. Poi col tempo si è scoperto che ci sono altre coppie di particelle molto simili ma più pesanti, che possiamo produrli negli acceleratori e poi decadono più o meno velocemente nelle particelle più leggere. Ma come detto, non sappiamo perché ci sono queste coppie più pesanti. Ma invece di parlare della scatola di Lego, parliamo delle interazioni tra queste particelle. E il modello standard c'è un certo numero di interazioni che descrive. E ci sono tre tipi di interazioni che il modello standard descrive. La prima interazione è quella anche più conosciuta, più nota, è quella elettromagnetica. L'interazione elettromagnetica è quella che definisce il funzionamento dell'atomo, l'interazione tra cariche elettriche. Definisce tantissimo la nostra vita quotidiana, definisce il funzionamento di un iPhone, eccetera, eccetera. Per quello forse anche la conosciamo meglio. E qua devo spiegare un aspetto importante. L'interazione tra particelle, nella fisica delle particelle, la descriviamo tramite lo scambio di un'altra particella. Allora, per esempio, un elettrone può interagire con un altro elettrone scambiando un'altra particella. Quest'altra particella è il fotone, la particella della luce. E cosa vuol dire interazione? Se vediamo due elettroni che scambiano un'altra particella, quello che succede alla fine è lo scambio di impulso e energia. Questo vuol dire interazione. Arrivano due e ne escono con un alto impulso e un'alta energia. Questa è interazione. E lo descriviamo con lo semplice scambio di una particella. È anche un principio, un meccanismo che ce lo possiamo immaginare come funziona.
Insomma, il mediatore della forza elettromagnetica è il fotone, la particella della luce. Poi c'è una seconda interazione, si chiama l'interazione forte perché è molto più forte dell'interazione elettromagnetica ed è la forza che tiene insieme i quark dentro il protone e i neutroni. Infatti è talmente forte che è impossibile tirare fuori un quark da un protone. Nessuno è mai riuscito a tirare fuori un quark perché è così forte. E la particella che fa da mediatore di questa interazione si chiama il gluone, dall'inglese glue, la colla. E di questa interazione dirò qualche cosa in più. E la terza interazione si chiama debole perché è debole, è molto più debole delle altre, è la forza che sta alla base del decadimento radioattivo. E qua i mediatori della forza sono due particelle che si chiamano W e Z, che sono state scoperte all'inizio degli anni 80 da Carlo Rubbia e i suoi collaboratori, per il quale ha preso il premio Nobel. E questo sarà tema di una parte della conferenza dopo, perché c'è un aspetto interessante. In fondo la interazione elettromagnetica, quella debole, come descrizione sono molto simili, ma c'è una differenza grossa. Il fotone non ha massa, mentre la particella W e Z hanno tanta massa, veramente tanta massa. E spiegare questa differenza è stato uno dei problemi per tanto tempo, che poi ci porterà al meccanismo di Higgs, come spiegherò dopo. Finalmente l'interazione che sentite proprio in questo momento, perché sentite il vostro peso, è quella gravitazionale, invece questa non fa parte del modello standard. A livello delle particelle, all'energia che stiamo studiando oggi, è debolissima, molto più debole, non è rilevante. E anche come descrizione teorica ci sono tantissimi problemi da risolvere per portarli allo stesso livello degli altri. Per quello non parlerò più della gravitazione oggi. Comunque voglio aprire una piccola parentesi sull'interazione forte, la forza tra i quark. E apro questa parentesi perché, come Gini ha accennato, gran parte della mia vita, beh, vuol dire la vita scientifica, ho passato a studiare proprio questa interazione, proprio la forza tra i quark. E una delle misure di base per studiare questa interazione è la misura della cosiddetta costante di accoppiamento tra i quark, o di costante di accoppiamento della forza dell'interazione forte. In un certo senso lo potete immaginare come l'analogia della misura della carica elettrica. La carica elettrica, quanto è grande, definisce quanta è la forza tra due cariche elettriche. Okay? Così anche un quark porta anche una carica elettrica, ma porta anche altre cariche. Una di queste cariche si chiama carica di colore. E uno dei compiti è di misurare qual è, in un certo senso, il valore di questa carica, e che definisce poi quanto è forte questa interazione. E qua in questo diagramma, che non dovete studiare in dettaglio, sono dimostrate tantissime misure fatte in tutto il mondo di questa carica, ok? E io ho contribuito a un certo numero di misure qua. E c'è un aspetto interessante, perché si chiama costante, ma non è costante, una delle contraddizioni che abbiamo forse, non è costante, viene fuori perché, e vale anche per la carica elettrica, non è costante, dipende da quanto vicino la guardo, o dipende con quanta energia studio una carica. In questo caso, nel caso dell'interazione forte, è così che più guardo un quark da vicino, meno carica vedo, o vuol dire meno interazione c'è. È un po' strano, per la carica elettrica è all'inverso. Più lo guardo da lontano, il quark più forte mi sembra come carica. Ed è questo l'andamento che vediamo. Cioè, semplicemente verso destra vuol dire lo guardo sempre più vicino e la carica è sempre più piccola. Ok? La cosa importante è che il valore assoluto, non so, a un certo punto, il valore assoluto la teoria non ve lo può dire, lo dobbiamo misurare. Ma una volta misurato lo possiamo usare per altri calcoli. Come la carica elettrica, nessuno ve la può predire, la dovete misurare almeno una volta. E qua sono tante misure. Invece la teoria ci dice o ci può predire qual è l'andamento, se va così, se scende o se sale.
E forse gli appassionati tra voi del sitcom Big Bang Theory si ricorderanno che l'eroe di quella sitcom, Sheldon, ha passato una notte intera a calcolare la previsione teorica, praticamente a calcolare questa funzione, e ha trovato che infatti deve scendere. Peccato per lui che ci sono stati altri teorici un po' prima, all'inizio degli anni 70, che hanno fatto lo stesso calcolo per la prima volta, e infatti nel 2004 hanno preso il premio Nobel per aver fatto questo calcolo. Ma per dargli il premio Nobel è stato importante avere tutte le misure, perché hanno verificato il calcolo. Per quello nel 2004 per me è stata una certa soddisfazione che hanno preso il premio Nobel, perché sapevo di aver contribuito un po' a tutto questo studio, e in certo senso aver contribuito a loro a poter prendere il premio Nobel. Infatti contribuisco ancora ad oggi, perché questo grafico è preso dalla, la chiamerei la Bibbia della fisica delle particelle. Ogni 2 anni esce un volume di, oramai sono migliaia di pagine, che è un compendio dove di tutte le misure mondiali, di tutte le particelle, tutti i parametri possibili, ci sono dei sommari delle teorie che abbiamo, eccetera. E un po' di anni fa sono stato chiesto di essere uno degli attori, insieme ad altri due carissimi colleghi, di scrivere la parte sulla cromodinamica quantistica, sull'interazione forte, e di fare il compendio, fare la collezione di tutte le misure mondiali di questa carica forte. E devo dire, in tutta la carriera, questa è stata forse una delle soddisfazioni più grosse, di essere stato chiesto di contribuire a questa Bibbia, perché di nuovo, diciamo, ho cominciato da piccolo studente ammirando gli eroi di quei tempi, leggendo questi articoli da piccolo studente, che a un certo punto sono stato chiesto di scriverlo io insieme ai colleghi. Diciamo, queste sono le vere soddisfazioni, direi. Chiudo la parentesi con un altro aspetto dell'interazione forte. Avendo fatto parecchio lavoro su questa interazione, sono stato chiesto, insieme ad altri due colleghi, di scrivere anche un libro. Infatti ho scritto un libro per studenti e per ricercatori, oramai già 15 anni fa. E non ve lo dico perché ve lo voglio vendere. Beh, se avete problemi di addormentarvi, forse potrebbe essere un acquisto buono. Ma lo dico per un'altra osservazione. Se volete, per dare un consiglio, se volete scrivere un libro, o lo scrivete all'inizio della carriera o quando andate in pensione, ma non in mezzo. Perché quando siete giovani siete ancora pieno di energia, non perdete tempo con burocrazia e siete ancora un po' naif riguardo ai tempi che servono, e lo fate. E all'età, non so, di un professore, se sei preso da veramente tante altre cose che non ce la fai mai a trovare il tempo per fare una cosa così. Io per fortuna sono stato naif all'inizio della carriera, ho detto sì e finalmente siamo riusciti a farlo, e per fortuna così ce l'ho adesso e non mi devo preoccupare. E in un certo senso è la stessa cosa vale per i bambini, anche questo l'ho imparato. O lo fate all'inizio della carriera, o prima della carriera, o lo fate quando andate in pensione, o un po' prima, cioè, dipende quando andate in pensione. E ritornerò a questo tema alla fine. Chiuso la parentesi, ritorniamo al modello standard. E c'è un problema veramente fondamentale nel modello standard. La teoria di Gauge, è un termine tecnico, è un aspetto teorico che sta alla base del modello standard, ci dice la cosa seguente. Dice che queste particelle che fanno da mediatore devono avere massa zero. Devono avere massa zero, altrimenti ci sono dei problemi teorici non superabili. Vabbè, questa è la teoria. Il problema è che la natura ci dice che non è così. Ci dice che ci sono certi mediatori, in particolare le particelle W e Z, che non hanno, diciamo, tutt'altro che massa zero. Sono pesantissimi. E là i teorici sono impazziti, diciamo, come risolvere questo problema? E è là che è entrato il professor Higgs e altri colleghi, non solo lui, negli anni 60, e ha sviluppato questo famosissimo meccanismo di Higgs. Il nome è solo suo, ma come detto ci sono stati altri colleghi, lo stesso
tempo che hanno più o meno avuto le idee. Il meccanismo di X sono queste tre righe di formula, semplicissime. Ma siccome non si vede bene, proverò a spiegare in termini più o meno semplici cos'è questo famoso meccanismo di X. Già Gigi Rolandi, il professor Rolandi, l'ha spiegato 2 anni fa, non so se qualcuno è ritornato, posso riprovare a spiegarlo in certi modi. C'è una prima spiegazione abbastanza banale, anche troppo semplice, ma per dare una prima idea. Se non ci fosse il campo di Higgs nell'universo, immaginate uno come Usain Bolt che corre i 100 metri, praticamente senza resistenza, l'aria non dà quasi resistenza, e fa i 100 metri in un certo tempo impegnando una certa forza. Deve metterci un impegno e ha bisogno di, non so, 9 secondi qualcosa. Immaginate lo stesso Usain Bolt facendo la stessa corsa in una piscina d'acqua. Impegnando la stessa forza, facendo lo stesso impegno, ci metterà molto di più, perché c'è un continuo questa interazione con l'acqua, e l'acqua è l'equivalente del campo di Higgs. Okay? Visto da fuori, se io vedo questa situazione da fuori, non vedendo l'acqua, direi, questo ci mette molto di più per fare i 100 metri, perché ha massa, ha più inerzia, per quello con lo stesso impegno ci mette più tempo. Ok? Allora l'idea del meccanismo di Higgs è che l'universo è riempito da un campo quantistico e tutte le particelle, o quasi tutte, interagiscono con questo campo, interagendo con questo campo prendono inerzia, vuol dire massa. Adesso una spiegazione un po' tecnica, per quelli che forse sanno un po' di più, vorranno sanno un po' di più, è l'unico slide tecnico, ma volevo provarci. Il tema del meccanismo di Higgs, come l'ha spiegato anche Gigi, è che il vuoto, togliamo l'aria, cioè il vuoto non è vuoto. E lo provo a spiegare. Immaginate che c'è una particella che si chiama bosone di Higgs. E come ogni sistema di fisica, qualunque sistema fisico, gli possa assegnare degli stati energetici. E poi uno sistema di fisico si sceglie uno stato energetico. Immaginate una pentola, mettete una pallina, la pallina sceglierà lo stato energetico con l'energia più bassa, come indicato qua. Così anche un campo di Higgs nell'universo gli viene assegnato, per ragioni che non sono capite, una certa funzione che descrive i suoi possibili stati energetici e sceglie quel punto più basso. Il valore 000. In questo caso, e poi dirò che questo non è il caso del nostro universo d'oggi, il vuoto praticamente sarebbe vuoto. E cosa succede per tutte le altre particelle che si muovono in questo vuoto? Mettiamo un elettrone in mezzo allo spazio, ok? E poi studiamo qual è la forza intorno a questo elettrone. Per esempio, arrivo con un altro elettrone e misuro quanto viene respinto, per esempio. E misuro qual è la forza in dipendenza dalla distanza. E cosa vedo? E questo forse vi ricordate anche dalla scuola, sappiamo qual è l'andamento della forza elettromagnetica. L'andamento della forza elettromagnetica è che diminuisce come all'inverso della distanza al quadrato. Okay? Lo posso anche descrivere come l'energia potenziale che diminuisce con 1 sopra la distanza. Ok, questo lo sappiamo. In questo caso, se il bosone di Higgs avesse scelto questa situazione energetica, possiamo anche studiare l'interazione debole intorno all'elettrone. E là vediamo la cosa seguente, scusate. Vediamo la stessa cosa come l'interazione elettromagnetica. Se potessimo misurare la forza debole tra un elettrone e un altro elettrone dovuta allo scambio di una particella Z, si misurerebbe la stessa cosa, che la forza diminuisce come 1 sopra la distanza al 4. Che vuol dire, praticamente non ci sarebbe quasi nessuna differenza tra l'interazione elettromagnetica e quella debole. Ma questo non è la situazione del nostro universo. Poco dopo il Big Bang è successo qualcosa. Non sappiamo esattamente perché è successo, ma per qualche ragione la pentola dell'Higgs ha cambiato forma. Ha cambiato forma e ha preso questa forma qua.
E allora potete immaginare, adesso il punto di energia minima non è più in mezzo, ma è di lato, perché poi, come una pallina sceglierebbe un punto qualsiasi intorno alla linea in fondo. E cosa succede? A questo punto il vuoto non è più vuoto, è riempito da un campo di Higgs con un certo valore energetico, che vuol dire tutto il fondo sul quale si muovono le particelle cambia. Lo descrivo cambiando il fondo qua, col colore. Okay? E adesso succede una cosa importante. Su questo nuovo fondo posso studiare di nuovo la forza elettromagnetica, quella debole, e vedo per la forza elettromagnetica non succede nulla, uguale come prima. Ma per la forza debole, per lo scambio di una particella Z, vedo che la forza diminuisce esponenzialmente veloce, che vuol dire dopo una piccolissima distanza è quasi zero. A questo punto le due interazioni si distinguono fortemente. E adesso l'ultimo passo difficile per quelli che hanno, diciamo, sanno qualcosa di più di matematica: io posso descrivere una funzione di questo tipo, 1 sopra R, un esponenziale, anche in un altro modo matematicamente. E se faccio questa trasformazione, descrivo questa funzione in un altro modo, trovo questa funzione qua, dove appare un parametro. E questo parametro, che corrisponde a questo parametro qua, è la massa del bosone di Z. Che vuol dire una forza che diminuisce esponenzialmente velocemente, corrisponde allo scambio di una particella con tanta massa. La particella non riesce ad andare lontano. Ed è questo il meccanismo di Higgs. Il meccanismo di Higgs cambia il fondo sul quale succedono queste cose e non permette più alla particella Z di andare lontano. Mentre per il fotone non appare questo parametro, non c'è nulla qua. Vuol dire che il fotone rimane senza massa. Ricordatevi questa funzione esponenziale. Come detto, questa è l'unica parte difficile di segnalare. Cosa succede per le altre particelle? Anche le altre particelle, come i quarks e gli elettroni, si muovono adesso dentro questo fondo, questo vuoto che non è vuoto, interagiscono tutto il tempo con l'acqua, vuol dire con questo campo di Higgs, e prendono inerzia. E lo chiamiamo poi massa. E questa immagine la possiamo leggere in due modi. Possiamo leggere che c'è un elettrone che si muove così e poi così, o lo possiamo leggere anche nel modo seguente, che arriva un elettrone qua e un altro elettrone da qua, si annihilano e creano una particella Higgs dal vuoto. Un'immagine molto semplice, forse troppo semplice, ma è che se io ho una superficie d'acqua, lancio un sasso, in un certo punto metto energia sulla superficie e posso espellere le gocce d'acqua. Così, quando metto in collisione delle particelle in un certo punto dello spazio, metto energia e posso espellere particelle dal vuoto. E così posso espellere una particella, un bosone di Higgs, dal vuoto, se ho un acceleratore che mi mette abbastanza energia a un certo punto. Avendo espulso una particella Higgs dal vuoto, questa non sta là per tanto tempo, ma deve disintegrarsi in altre particelle di nuovo. Si può disintegrare, per esempio, in particelle Z, W, anche fotone. Lo dico perché poi ne parlerò parecchio dei fotoni. Quelli che hanno fatto attenzione adesso diranno com'è possibile. Il fotone, prima ha detto che il fotone non risente nulla del campo di Higgs, adesso il campo di Higgs può disintegrare in due fotoni. Infatti la particella Higgs non vede il fotone direttamente. Questa cosa qua è un po' piccola forse per quelli dietro, può andare solo attraverso un effetto quantistico, che in un poco distante si creano prima delle altre particelle che poi emettono dei fotoni. Infatti la particella Higgs non può accoppiarsi direttamente ai fotoni. Questo ci vuol dire la cosa seguente: ogni volta che vediamo nell'esperimento una particella Higgs che decade, disintegra in due fotoni, praticamente vediamo degli effetti quantistici, diciamo di alto livello, è bellissimo. E di questo effetto ne parlerò dopo. Insomma, possiamo provare a costruire un acceleratore che ci porta insieme dei quarks, per esempio, che crea una particella Higgs che poi decade, per esempio, in due fotoni. E proviamo a misurarli. E prima di spiegare quello, vorrei fare vedere un'analogia del meccanismo di Higgs con la superconduttività.
Perché uno degli aspetti della fisica che a me mi piacciono di più è che spesso troviamo che dei fenomeni di fisica, dei sistemi di fisica molto diversi, possono essere descritti dagli stessi principi. Infatti, se avete un superconduttore, che vuol dire un metallo dove non c'è più resistenza, ok? Cioè puoi far passare con corrente senza resistenza. Si trova la cosa seguente: se metto vicino un campo magnetico, se ho qualunque metallo, le linee del campo magnetico possono attraversare il metallo. Invece le linee del campo magnetico, diciamo le linee di forza, non possono attraversare il pezzo di superconduttore. Vengono espulse. Se guardo meglio, vedo la cosa seguente. Se guardo alla superficie, se entra il campo magnetico o no, vedo la cosa seguente. Vedo che il campo magnetico riesce a entrare nel superconduttore, ma solo per una piccola distanza, una distanza che diminuisce esponenzialmente veloce. Ed è lo stesso esponenziale che abbiamo visto prima. Che vuol dire? Se noi vivessimo dentro un superconduttore, noi penseremo che il fotone ammassa, perché vediamo che non riesce a entrare, non riesce ad andare lontano. E quando abbiamo scoperto il bosone di Higgs, ho capito che noi viviamo dentro un superconduttore gigantesco. Il nostro universo, in un certo senso, è un superconduttore, non elettromagnetico, ma per la forza debole. Vuol dire, se io a un certo punto creo una particella Z, non può passare attraverso l'universo, è costretta a fare una distanza piccolissima e poi a sparire di nuovo. Stesso effetto. E questo è un altro esempio della mia visione del mondo. Cioè, so che vivo in un superconduttore. Allora, spesso vengo chiesto, ma come vediamo? Come vediamo qualcosa? Dite sempre, abbiamo visto un Higgs, abbiamo visto la particella del bosone, il bosone di Higgs al CERN. Cosa vuol dire vediamo qualcosa? E devo accelerare, forse. E c'è un'immagine, spero abbastanza semplice, per spiegare come vediamo qualcosa. Immaginate un lago, due sponde, in mezzo al lago, non so, un albero, un palo, una cosa. E oggi c'è nebbia, così le due persone non possono né vedere l'albero, il palo, né se stesso. Ma quello che possono fare, una persona può cominciare a creare onde. E lo fa all'inizio con frequenza piccola, vuol dire crea onde con lunghezza d'onde grande. E sappiamo, dalle vite quotidiane, anche queste onde lunghe passeranno attraverso questo palo senza essere disturbate. Allora la persona sull'altra sponda vedrà le onde arrivare piatte, uniforme, e dirà, bah, non c'è nulla tra me e l'altra sponda. In questo senso non vede il palo. Se la prima persona comunque comincia a fare delle onde ad alta frequenza, che vuol dire con lunghezza d'onda piccola, cosa succede? Onde a lunghezza d'onda piccola vengono disturbate dal palo. E la persona sull'altra sponda vede arrivare adesso delle onde, fronte di onda, disturbate. E se quella persona là è una brava matematica, potrebbe pure calcolare dalla forma d'onda qual è la grandezza dell'oggetto che ha disturbato l'onda. In questo momento la persona vede il palo, anche non vedendolo, ma vede, dovuta alla modifica dell'onda. Ed è questo il principio di tutti gli esperimenti, in un certo senso. E sfruttiamo un'altra cosa, sfruttiamo che la meccanica quantistica ci dice che una particella ad alta energia si comporta come un'onda a piccola lunghezza d'onda. Allora quello che facciamo, lanciamo delle particelle sulla materia e guardiamo come vengono disturbate. E dal risultato possiamo concludere da cosa è stato disturbato, quanto è grande sta cosa, eccetera. In questo senso vediamo gli atomi, vediamo i quarks, eccetera. Non vedendoli direttamente, ma dall'effetto. E questo è stato usato praticamente dalla madre di tutti gli esperimenti che studiano la struttura. Questo esperimento è stato fatto da Lott Rutherford 100 anni fa. Lui ha preso una sorgente di particelle alfa, che sono nuclei di elio, e ha fatto andare su un foglio d'oro, e si aspettava che queste particelle andassero attraverso questo strato d'oro senza essere disturbate.
E poi hanno guardato, prendendo un semplice rivelatore che metteva dei lampi praticamente, e hanno visto infatti gran parte delle volte andavano attraverso senza essere disturbati, ma poi sono stati super sorpresi, qualche volta hanno visto che la particella è stata deviata di tanto, come si vede qua. E lui l'ha descritto così, ha detto, è stato come se lanciassimo una palla da cannone su un fazzoletto e la palla ritorna. E ci ha messo parecchi anni per spiegarlo. E l'ha spiegato introducendo il modello dell'atomo che ho descritto prima. E così, in questo momento, vedendo questo esperimento, ha visto la struttura dell'atomo. E in fondo, durante i 100 anni che sono passati, abbiamo rifatto la stessa cosa. Con la differenza che i rivelatori sono un po' più complessi, come vedrete, e che l'energia dei fasci, non so, sono 10 milioni di volte più grande, ma il principio è sempre lo stesso. Lanciare tante volte particelle su altre particelle e vediamo cosa succede. Infatti lo facciamo con la CERN Collider al CERN. E gli esperimenti ce ne sono 4, poi ne parlerò di uno in particolare. Vi faccio vedere un film che già Gigi ha fatto vedere l'altra volta, mi dà una buona idea. In questo acceleratore vengono accelerate particelle, protoni. Infatti la differenza di radar forte oggi è che invece di lanciare una particella che si muove verso una che è ferma, la stessa cosa è lanciare una particella verso un'altra particella che si muove. E poi vediamo come si comportano, cosa viene fuori. E usiamo un altro principio, quello che ci ha detto Einstein di nuovo, l'energia che mettiamo nei fasci può essere anche usata per creare massa, vuol dire nuove particelle. E qua vediamo che sono state create dalla collisione nuove particelle che vanno via in tutte le direzioni. E intorno a questo punto di interazione vediamo una grande macchina digitale, camera digitale, con circa 100 milioni di pixel, in un certo senso, e facciamo l'immagine della collisione. Poi prendiamo tante immagini e li analizziamo. E da tutte le immagini proviamo a capire cosa veramente è successo in dettaglio. Questo è il principio. Allora, professor Orlando e io lavoriamo da tanti anni per uno dei grandi esperimenti, per l'esperimento CMS. E qua vediamo un'immagine, questo è dal lato, qua entrano i fasci, qua c'è il punto di interazione e poi vanno via le particelle in tutte le direzioni. Il professor Orlando ha parlato 2 anni fa un po' del rivelatore e il tracciatore. Io parlerò di un altro perché ne ho bisogno dopo. È un grande cilindro di cristalli artificiali. Riguardiamolo in dettaglio, è un rivelatore, o la parte del rivelatore che serve per misurare a grande precisione l'energia e le direzioni di fotoni, perché possiamo creare dei fotoni in questa interazione, per esempio ho detto la disintegrazione di un bosone Higgs in 2 fotoni, li possiamo misurare con questi cristalli. Quando un fotone entra in questo cristallo, qua viene creata luce, praticamente visibile più o meno, luce, che alla fine posso misurare con un sensore. E più energia aveva il fotone che entrava qua, più vedo un segnale dietro. Okay? Così misuro. E io, diciamo, l'ETH di Zurigo è stata uno degli istituti con grandissime responsabilità per la costruzione di questo rivelatore. Io sono stato responsabile per uno degli aspetti del rivelatore, ma il dettaglio non è importante. Una cosa che l'ho imparato è la seguente. Dovevo coordinare un certo gruppo di persone, tra quali c'erano parecchi scienziati dell'Est, soprattutto della Serbia, di Belgrado, e della Russia, di Brotvino. E là ho imparato una cosa che mi ha impressionato. Questi colleghi là, in confronto a noi, hanno delle risorse quasi zero. In confronto a noi non avevano niente. E comunque sono riusciti a dare un contributo importantissimo a questo esperimento. Perché? Perché hanno introdotto con una motivazione, con un entusiasmo di poter contribuire a una operazione internazionale che difficilmente equivale a quello che vedo spesso tra i miei studenti. Spesso vorrei avere bene degli studenti talmente motivati proprio di principio per fare questo lavoro. E questo gli ha fatto superare le difficoltà che hanno e avevano e hanno sempre. E forse dovrei spiegarlo più spesso infatti anche ai propri studenti.
Cosa è successo? Finalmente il 23 novembre 2009 ci sono apparse le prime collisioni dell'LHC. Questa data me la ricordo, la ricorderò sempre, perché è stato un giorno prima del mio 40° compleanno, per quello era facile ricordarmelo. Poi il 30 marzo 2010 alle 1, mi ricordo, sono state le prime collisioni a una nuova energia record. A questo punto il CERN aveva il record mondiale di tutti gli acceleratori. E mi ricordo perché il CERN ha fatto un grande tam-tam mediatico, sono stati invitati per quel giorno tantissimi giornalisti, eccetera. E un po' di gente ne ha fatti, diciamo, dovevamo venire là in sala controlli alle 7 di mattina, mi ricordo, alle 7 di mattina, perché quelli dell'acceleratore volevano fare le prime prove già alle 8, 8 e mezza, non mi ricordo. Per quello dovevamo essere là per spiegare ai giornalisti cosa stava succedendo. Poi alle 8 e mezza, non so, 9, hanno fatto la prima prova, è fallita. Beh, per noi è stato normale, è normalissimo che provi a iniettare il fascio e poi non funziona, è normalissimo, non è come accendere una macchina. Per i giornalisti non è normalismo, ma cosa succede? Si è rotto, bla bla. Allora dobbiamo spiegare per ore e dire adesso devo aspettare 2 ore, 1 ora per ricominciare. Vabbè. Poi c'è stato un secondo tentativo fallito, potete immaginare, di nuovo è fallito, ma è normale, non preoccupatevi. Ma io, diciamo io e non solo io, anche gli altri colleghi, eravamo là e non sapevamo se oggi funzionava. Era possibile che non funzionava. E ero già preoccupato di dover spiegare perché oggi non, in questi, tutti ci sono giornalisti che forse se ne dovevano andare senza scoop. Per quello mi ricordo, per fortuna alle 1 finalmente è funzionato, così si poteva spiegare, adesso ha funzionato e abbiamo visto le prime immagini. Per esempio là, questi sono l'equivalente di giornalisti della Rai 1, ma per la Germania. Insomma, un'esperienza interessante quella giornata. Poi, nel 2010 e nel 2011, io sono stato il deputy del professor Orlandi, che è stato il coordinatore per tutte le analisi di fisica in CMS. In un certo senso è stato il ministro per le analisi in CMS, perché c'è l'esecutivo, cioè siamo un piccolo stato, c'è l'esecutivo col ministro e c'è il primo ministro che vedete lassù, che è il Guido Tonelli, anche qua di Pisa, e poi ci sono i ministri e c'è anche un Parlamento. Infatti oggi sono il vicepresidente del Parlamento degli istituti, che vuol dire sono andato dall'esecutivo al legislativo per vedere tutti i lati dello Stato. Quegli anni là, 2010-2011, sono stati bellissimi, perché diciamo, tutti questi nuovi dati, ci siamo divertiti, beh, era stata anche dura, non so quante migliaia di pagine abbiamo letto di bozze di pubblicazioni, note interne, note pubbliche, eccetera, degli anni intensivissimi, ma belli. Infatti, la gente ha analizzato immagini di collisione. Cosa vediamo in queste immagini? Come ho detto prima, sono particelle che vengono create. Qua vedete le particelle che sono curve, perché c'è un grande campo magnetico che fa andare su questa traccia una particella carica. Ricordatevi queste curve. Ritornerò. E vedete anche, non so, questi elementi là, che vuol dire forse là è entrato un fotone e ha depositato energia nel cristallo. E adesso arriviamo alla questione: come vediamo il bosone di Higgs? L'avete visto o non l'avete visto? E cosa vuol dire vedere il bosone di Higgs? Il problema è la ricerca dell'ago nel pagliaio, e darò però i numeri. Il problema è peggio, perché il nostro ago praticamente ha la forma di pagliuzza. Pagliuzza vuol dire difficilissimo distinguere tra l'ago e il pagliaio. I numeri sono i seguenti, spero di non essermi sbagliato nel calcolo, ma ho calcolato che, diciamo, se esiste una particella Higgs che viene creata in una delle collisioni e poi si disintegra in 2 fotoni, vediamo qua 2 fotoni misurati, di questo tipo di immagine ci aspettiamo circa 4 in 10.000 miliardi di collisioni. Per quello l'ago del pagliaio. Comunque facciamo un filtro veloce, infatti tutti questi 10.000 miliardi in un anno non li salviamo su disco, non abbiamo stanza dischi, abbiamo salvato circa 40 miliardi di immagine durante un anno. In questi 40 miliardi ci aspettiamo circa 500 che possono essere state fatte dall'apparizione di un bosone di Higgs.
ma li dobbiamo distinguere dalle altre immagini che sono quasi identiche. Allora come si può distinguere? Quello che facciamo è un'analisi statistica. Prendiamo un'immagine e misuriamo certi aspetti dell'immagine. Per esempio possiamo misurare la massa, cosiddetta massa invariante, del sistema di due fotoni, che corrisponde semmai alla massa dell'oggetto che ha creato i due fotoni. Se non esiste il bosone di Higgs, ci aspettiamo che, guardando tante immagini, misuriamo questa distribuzione di questa osservabile, questa cosa che misuriamo. Dovremo vedere tante immagini con un valore piccolo di questa variabile, la massa invariante, e poche immagini con grande valore di questa variabile. Questo che ci aspettiamo. Cosa vediamo? Allora, prendete un po' i dati, prendete prima, non so, milioni di dati, di immagini, e fate l'analisi e vedete la cosa seguente. Vedete che questi sono i dati misurati, hanno degli errori statistici. E entro gli errori tutto va bene. Vediamo quello che ci aspettiamo. Beh, forse questo punto qua è un po' in alto, ma l'errore statistico è grande, non c'è nulla di particolare. Cosa facciamo? Beh, vogliamo ridurre l'errore statistico. Come ridurre l'errore statistico? Guardiamo più immagini, prendiamo più dati. Abbiamo preso più dati, cosa succede? Vediamo questo con più dati. Qua è sempre tutto in accordo, beh, questo punto è salito. Non è chiaro, può essere una fluttuazione statistica o no? Beh, prendiamo più dati, se possiamo. Prendendo più dati, quello che è successo è che questa cosa è salita ancora e a questo punto uno comincia a essere entusiasta e dice questo potrebbe essere una fluttuazione statistica, vuol dire che potrebbe essere solo un caso che questi dati sono come ci aspettiamo, senza bosone di Higgs, che c'è stata una fluttuazione. Ma potrebbe essere che in fondo sono dei dati, delle immagini in più perché è stato creato il bosone di Higgs. E qual è la probabilità che questo sia una fluttuazione? No. Qua si può fare un'analisi statistica e tipicamente plottiamo questa distribuzione che è la probabilità che una cosa così sia una fluttuazione, fosse una fluttuazione, no. E in questo punto, per esempio, non so, si può misurare 10 alla meno 6, per esempio. Vuol dire la probabilità che questo sia una fluttuazione statistica è 1 in un milione, è piccolo. E se è molto piccolo, 1 in 10 milioni, cominciamo a dire di aver scoperto qualcosa di nuovo, perché non ce lo possiamo più spiegare come una semplice fluttuazione. Ma lo possiamo spiegare con l'apparizione di immagini in più. Le immagini in più sono dovute alla creazione di una nuova particella. Ed è così che vediamo il bosone di Higgs. Non lo vediamo con i nostri occhi. Questa è l'idea. Cosa abbiamo visto veramente? Per esempio, alla fine del 2011 abbiamo presentato i dati e visto questa cosa qua. Chi di voi vede un eccesso di dati? Vedete una fluttuazione da qualche parte? Dimenticate questo. Beh, qua nessuno direbbe chiara scoperta, ok? Facciamo l'analisi statistica, vediamo la probabilità di una fluttuazione, se questo funziona. L'interazione elettromagnetica è diventata a razzo d'azione un po' breve. Vediamo che qua c'è un leggero eccesso, ma la probabilità di questo eccesso è 1 in 100, pochissimo. Di queste fluttuazioni vediamo tantissime e nessuno direbbe troppo. Ci sono anche altri punti dove ci sono fluttuazioni. Vabbè, comunque, continuiamo a prendere dati e infatti con più dati a luglio del 2012 abbiamo visto che questo eccesso qua è cresciuto e la probabilità che fosse solo una fluttuazione statistica è diminuita. Troppo il raggio è breve. E a questo punto, e combinando con altre osservazioni di questo tipo, abbiamo detto qua non possiamo più parlare di una fluttuazione statistica, abbiamo indicazioni chiarissime che c'è una nuova particella. E l'eccesso è così grande come ci aspettiamo se il bosone di Higgs viene creato. Infatti il 4 luglio 2012 sono stati presentati questi risultati insieme anche all'esperimento ATLAS e sono stati invitati il professor Higgs e Englert, che negli anni 60 avevano fatto la predizione. E poi c'è stato, dopo la presentazione, c'è stata la conferenza stampa
E io ho avuto la fortuna di essere invitato per quella, di far parte della conferenza stampa, e come si può vedere benissimo, io sono seduto qua, no? Vedete benissimo. Cioè. Purtroppo non ho trovato nessun'altra foto che potrebbe provare che sono stato là veramente, ma mi crederete che sono stato là. Lo dico perché è stato un giorno un po' particolare, un giorno per me è stato molto strano. Io mi sentivo, non so come è stato per te, io mi sentivo come in un film tutta la giornata. Come un film perché di questa scoperta del bosone di Higgs se ne parlava 10, 20 anni, continuo. Se ne parlava, riparlava, non si poteva quasi più. E di colpo un giorno tutto succede davanti ai tuoi occhi, diventa reale. Comunque è stato difficile per me, diciamo, sì, di nuovo, strano. Poi col tempo si comincia a realizzare. Infatti un anno dopo loro due hanno preso il premio Nobel. Quel giorno con i colleghi dell'ETH di Zurigo li abbiamo seguito l'annuncio di Stoccolma da Zurigo, e di nuovo giornalisti dietro, perché i giornalisti sono venuti, volevano poi intervistarsi, un po' di ore di ansia, perché non sapevamo se quelli di Stoccolma annunciavano il premio Nobel per Higgs o no. E c'è la paura che poi, se non lo annunciano, dobbiamo spiegare perché non è stato dato a loro. Per fortuna quelli di Stoccolma hanno ascoltato la mia telefonata, hanno detto guardate che ci sono giornalisti, meglio che lo date a Higgs e a Englert. E così poi le interviste sono state un po' più facili. E un aspetto, una domanda che veniva spesso è: ah, ma non siete delusi perché hanno dato il Nobel ai teorici, ma non hanno dato a voi, gli sperimentali? E cosa si dice? Il problema è che se le regole del Nobel permettessero di darlo all'istituzione CERN, io sarei stato contentissimo per il CERN. Ma era impossibile da individuare un individuo tra i migliaia di persone a quale dare il premio Nobel. Per quello, in certo senso, ero contento che l'hanno preso solo i teorici, che non avessero fatto l'errore di darlo a una delle persone. Perché non c'è nessuno tra noi sperimentali che è più eccellente degli altri. Non c'è. Infatti, nella conferenza del professor Orlando, tu hai già accennato questo problema, è una problematica dei premi molto, molto, molto grande, continua questo problema, è un tema difficile in questo contesto, perché poi è successo quello che succede anche nelle società, che poi comunque ci sono stati dati dei premi, non Nobel, ma altri premi a individui, e si può discutere se è stato giusto o no, perché ci sono altri individui, altri che sono stati importantissima, hanno dato dei contributi giganteschi a questi esperimenti, che non hanno preso neanche uno dei premi. E questo è un problema che rimane, e ho paura che rimarrà, perché alla fine siamo solo persone, anche noi. Cosa è successo l'anno scorso? Prima c'è stata una pausa di 2 anni e poi è ricominciato a funzionare l'LHC a giugno del 2015, con una energia più alta, e di nuovo il CERN ha avuto il record mondiale. E abbiamo preso le prime immagini di collisioni. E se guardate bene, le tracce vanno dritto. Vanno dritto, è stato un problema. Mi hanno fatto perdere tante notti. E sono andati dritte perché all'inizio dell'estate, e poi anche durante l'estate, il nostro esperimento ha avuto un problema grandissimo. Abbiamo avuto il problema che dentro il magnete abbiamo questo grandissimo magnete superconduttore. E ha bisogno di un sistema di raffreddamento per farlo funzionare, e questo sistema di raffreddamento ha avuto dei problemi, cioè una contaminazione. Per quello all'inizio non potevamo accendere il campo magnetico, e senza campo magnetico gran parte delle misure non le possiamo fare. Potete immaginare, l'LHC che ricomincia, energia più alta, con potenzialità di scoprire anche abbastanza velocemente nuove particelle, l'esperimento Atlas che gira, concorrenti, e noi che siamo là. Per quello, veramente tanti di noi abbiamo passato notte senza sonno. Per fortuna, gli ingegneri, anche i fisici del nostro esperimento, insieme agli ingegneri del CERN, con tanta ingenuità anche, sono riusciti a rimediare abbastanza il problema, e così dopo siamo riusciti a prendere dati buoni anche. E alla fine dell'anno abbiamo fatto vedere che siamo riusciti comunque a presentare risultati buoni. Infatti,
Prima di Natale c'è stato, come ogni anno, un seminario al CERN, questa volta presentato dal collega Jim Olson di Princeton. Io di nuovo ero seduto a Zurigo e di nuovo accanto un giornalista che dai blog aveva sentito che forse c'è un annuncio interessante e di nuovo ero là a dover spiegare cose, non cose che forse esistono o non esistono, comunque oramai ne ho esperienza. E in questa presentazione CMS, il nostro esperimento, è riuscito a presentare tanti risultati, tanti. Ma un risultato ha attirato attenzione, perché di nuovo stiamo parlando di immagini dove abbiamo due fotoni, sempre la stessa cosa, quasi, pare, due fotoni. E guardiamo più in dettaglio. Questi sono due fotoni che non vengono dal bosone di Higgs. Ma misuriamo la stessa cosa come prima, solo adesso questa massa invariante ha valori più alti, non più qua, al valore 125 dove sta il bosone di Higgs, ma intorno al valore 700, 800, 1000, eccetera. E c'è qualcuno che vede una cosa strana in questa distribuzione? Vedendola così, io direi, non c'è nulla di particolare. Se facciamo l'analisi statistica, vediamo che in un punto, al valore 750, che vuol dire 6 volte la massa del bosone di Higgs, la probabilità di una fluttuazione è 1 in 300, 1 in 400. Forse sembra tanto, ma è poco, per noi è poco. La cosa che ha fatto esultare soprattutto i teorici è il fatto che l'esperimento ATLAS, nello stesso punto, vede anche un eccesso. Sembra come la stessa cosa come che è passato per la scoperta del Higgs, no? C'è un piccolo eccesso che forse cresce o no. Anche loro vedono una probabilità bassa che questo fosse una fluttuazione. Il fatto che due esperimenti vedono una fluttuazione nello stesso punto, questo è apparso interessante a tanti. Come sperimentale dici state attenti perché la probabilità che sia una fluttuazione statistica non è tanto piccola. Comunque i teorici si sono scatenati. Ci sono stati certi che già il giorno dopo hanno pubblicato l'articolo e ti chiedi come fanno il giorno dopo, che vuol dire che l'hanno saputo già prima, anche se nessuno doveva dire nulla. Poi è una cosa che ho imparato, che nella nostra comunità è impossibile mantenere un segreto, è impossibile. Diciamo, se volete mantenere un segreto non lo raccontate ai fisici di particelle di ATLAS o CMS, perché si spargerà nel mondo. Infatti, fino al giorno d'oggi, sono apparsi 150 pubblicazioni teoriche che tutti spiegano cos'è sta cosa, tutti. Per esempio, ho trovato uno, che è un cinese o un giapponese, che parla di un Axizilla, non so, il Godzilla dell'azione. Poi ci sono altre spiegazioni, stringhe, eccetera, eccetera, eccetera. E lo faccio vedere perché un po' di anni fa, in un contesto simile, quando c'è stato un effetto strano, ho sviluppato una congettura. È solo una congettura, non è un teorema, perché non riesco a provarlo matematicamente. La congettura dice che l'importanza di un risultato sperimentale che punta a una possibile scoperta di nuova fisica è inversamente proporzionale al numero di pubblicazioni teoriche che appaiono durante il mese dopo la presentazione. Che vuol dire? Ho paura che questa fluttuazione sparirà quando prenderemo più tardi, se la mia congettura è giusta. Spero di sbagliarmi, non sarebbe la prima volta che mi sono sbagliato. Vedremo, lo vedremo prendendo più dati durante quest'anno e poi vedremo. E per quello si dice poi tra noi, alle conferenze, stay tuned, state sintonizzati per vedere. Per finire, infatti è tardi, ho qualche pensiero di nuovo. Da pensarci una volta al mese, come una pasticchia. Perché per me sono dei pensieri molto belli. Il primo pensiero è che se guardate il vostro piccolo dito e contate gli atomi che ci sono là dentro, vedete che ci sono più atomi nel vostro piccolo dito che stelle nell'universo. Nell'universo ci sono circa 100 miliardi di galassie e ogni galassia ha circa 100 miliardi di stelle. Vuol dire 10 alla 22 stelle. Dentro un dito abbiamo minimo 10 alla 23 atomi, un mol. E questo per me è un pensiero pazzesco, pazzesco. Perché ci dice quanto è complessa la materia, quanto siamo complessi noi, è bellissimo.
Secondo pensiero, ho spiegato che siamo fatti di atomi, nuclei, nei nuclei ci sono protoni, per esempio. I protoni, praticamente quasi tutti i protoni dell'universo, ce ne sono tanti, sono stati formati 3 minuti dopo il Big Bang, 3 minuti dopo, poi ci sono stati là e non più spariti. Che vuol dire che noi siamo fatti di materiale che è un'età di 13 miliardi e mezzo di anni, non è da poco. E vuol dire che questa materia si mescola sempre di nuovo e fa creare nuove forme di materia, ma i costruenti sono sempre gli stessi. E anche questo pensiero mi fa impazzire spesso. Finalmente, una cosa è parlare di protone, un'altra cosa è parlare degli elementi pesanti. Per esempio, se guardate il sangue, dentro il nostro sangue abbiamo del ferro, come sapete. Il ferro non viene formato dopo il Big Bang, dovete aspettare. Dovete aspettare finché c'è una stella che esplode. Perché per creare ferro, grazie alla fusione, avete bisogno di tanta energia che avete se esplode una stella. E qua, in questo ambito dell'universo, saranno esplose delle stelle prima della nostra stella del Sole, dove è stato creato ferro. Sono stati creati dei nuclei di ferro, che poi durante l'esplosione sono stati espulsi nello spazio, poi si è formato il nostro sistema solare, qualche nucleo di ferro è finito sulla Terra, poi un giorno forse è finito dentro un broccoli, perché i broccoli per esempio sono ricchi di ferro, avete mangiato il broccoli e è finito nel sangue. E così l'atomo di ferro, il nucleo di ferro è venuto dalla stella. Ma dovete pensare a questo viaggio pazzesco. E questa famosa frase, siamo fatti da polvere di stella, che è molto romantica, qualche volta utile in una serata romantica, è un fatto fisico. E di nuovo, per me è bellissimo. Comunque, per veramente finire, anche sul tema di questa serie di conferenze, vorrei dire che la scoperta che veramente mi ha cambiato la vita, si chiama Frida e ha 2 anni, e lo dico per la seguente ragione. Perché mi ha fatto imparare che, o capire, noi scienziati spesso, o pensiamo, di aver capito tanto, un po' di cose abbiamo capito, spesso che abbiamo capito troppo. Ma poi vedendo la complessità della vita, il miracolo della vita, il miracolo di un bambino, anche da scienziati non possiamo fare altro che rimanere davanti a bocca aperta. Grazie per l'attenzione. Buonasera. Grazie al professor Gunther Di Sertori, ma non importa, grazie per questo intervento veramente, sì, veramente molto, molto interessante, assolutamente nello spirito delle conferenze di VIS, e anche è stato interessante scoprire quello che è successo negli ultimi anni, la forse scoperta della xizilla o della correttezza della congettura di Sertori. È una win-win, no? Esatto. Se avete delle domande, vi lascio la parola. Nessuna domanda? Non avere scrupoli, non avere scrupoli. Esatto. Forse siete stanchi perché è stata lunga. Qui c'è una domanda. Buonasera. No, io ho una domanda riguardo alla funzione del potenziale di Higgs, di cui ho parlato prima, no? Che ha detto durante il Big Bang è cambiata, e volevo sapere se può cambiare ancora o se il campo di Higgs può cambiare posizione, diciamo, in quella funzione di potenziale. Sì, questo infatti è un tema di ricerca, perché tanti teorici infatti si chiedono se è possibile che noi guardiamo sempre la funzione qua vicino al minimo, ma poi si può chiedere se dovuti a effetti quantistici la funzione più in là, a grandi valori di energia, forse scende, e c'è un altro minimo. Se c'è un altro minimo, oppure il minimo verso il negativo,
forse il bosone di Higgs tramite un effetto quantistico potrebbe andare verso l'altro minimo. Vuol dire che l'universo sceglierebbe di colpo un nuovo stato di energia, un nuovo stato di fondamentale. Decadimento si chiama decadimento del vuoto. Boom, tutto sparito. Siccome avrebbe un impatto non trascurabile sulla nostra vita, ovviamente poi ci si può chiedere, ma è così o no? Infatti, la cosa interessante è che se assumiamo che il modello standard sia il modello giusto fino a energie altissime, che non c'è nient'altro, possiamo calcolare questa cosa, e questa cosa dipende anche dai parametri di certe particelle, per esempio la massa di uno dei quark, un parametro del bosone di Higgs, e viene fuori che pare che l'universo sia vicino alla metastabilità, che questa cosa è possibile. Metastabilità vuol dire la probabilità che il vacuum, il vuoto ci decca, è bassissimo, vuol dire che dobbiamo aspettare più a lungo che la durata dell'universo, per quello stiamo tranquilli. Ma non possiamo spiegare, è buffo che i parametri misurati sono tali che abbiamo proprio un punto particolare dello spazio di parametri. Ci sono tanti possibili parametri, ma siamo in un punto molto particolare, molto vicino a dove diventa critico. E tanta gente si è chiesto perché. E non c'è una buona spiegazione adesso. Comunque, tutta questa discussione sparisce o cambia se invece c'è qualcosa di nuovo. Se ci sono altre particelle più pesanti, tutta questa discussione varia e dovrebbe essere rianalizzata. Ma la domanda è buona, sì, questa domanda c'è, diciamo, esiste. Forse l'universo potrebbe scegliere un altro stato completamente diverso. Ci sono altre domande? Bene, allora ringraziamo di nuovo il professor Di Sertori. Grazie. Grazie.